Ciao a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi faremo un mini micro tour della mia libreria. Questo perché non andremo a dissezionare la libreria che vedete alle mie spalle. Ho girato un bookshelf tour nel 2019 dedicato a questa libreria e ve lo linkerò nelle schede e nell'info box. Oggi andiamo ad analizzare le mie due mensole di T-Books, più le altre due che ho dove non tengo libri, ma tengo più che altro quadri. No, in realtà tengo libri. Ho tre libri lì sopra. Ok, torniamo indietro. Ho cianfrusaglie varie più libri. Perché facciamo questo video oggi? Perché è un video bonus. Come sapete, io faccio uscire video 3 volte a settimana, martedì, giovedì e domenica, e di solito, essendoci 4 domeniche in un mese, io ho delle rubriche fisse per ogni domenica. Questo giro ne avevamo una in più. Ho fatto scegliere a voi su Instagram che video volevate vedere. Se non mi seguite su Instagram, sono ReadBlogRepeat. Anche lì vi consiglio di farlo perché, uno, ovviamente di tanto in tanto avete la possibilità di scegliere che video escono sul canale o mi potete fare le domande alle quali poi rispondo nei Get Ready With Me, ma anche e soprattutto io faccio dei video anche su Instagram. Sono una patita di IGTV, quindi se vi piacciono i miei contenuti e ne volete vedere di completamente diversi su un'altra piattaforma, vi consiglio di seguirmi. In ogni caso, il link a tutti i miei social è sempre nell'info box di ogni video. Per tornare a noi, le mie mensole di T-Books, che al momento non sono in frame, ne vedete tipo il culetto in quest'angolo qui, sono di solito oggetto di infinite domande perché le avete sempre alle mie spalle nelle mie Insta Story. Sono delle mensole bellissime e quindi non mi ha sorpreso assolutamente che così tanti di voi volessero vederne un tour. Se siete interessati alle mensole, vi linkerò il sito di T-Books nell'info box del video e vi linkerò anche 2 modelli diversi che io posseggo. Queste mensole mi sono state regalate dall'azienda poco meno di un anno fa e io, guardate, per il momento mi ci sto trovando benissimo, sono molto resistenti, le ho caricate di libri a morire, di recente le ho riorganizzate, ma prima che lo facessero erano veramente piene a scoppiare di libri e stanno resistendo alla perfezione. Io so che sto facendo un'introduzione più lunga del necessario, quindi direi di iniziare immediatamente. Scusa in anticipo con voi se questo video non sarà il più fermo nelle inquadrature, ma ho la videocamera in mano perché il cavalletto non è abbastanza alto per arrivare alle mensole. Questo qui è un lento tour, di quello che andremo a vedere oggi e direi di partire. Questa qui è la prima mensola e ci sono all'interno tutti libri di Fazzi che io ho tentato di organizzare in maniera cromatica. In pratica una sera ero arrabbiata, ero veramente molto arrabbiata e ho pensato che un modo per calmarmi potesse essere quello di riorganizzare i libri. Io di solito quando sono rilassata e felice sto a letto col computer, magari perdo tempo, mi rilasso, eccetera, eccetera. Quando sono incavolata nera non riesco a stare ferma nemmeno un quarto di secondo. Quindi questo è stato il risultato. Partendo da qui abbiamo la famiglia Fang, che è stato uno dei primissimi volumi che Fazzi mi ha inviato. Poi, per esempio, c'è Evelina di Fanny Burney, un grande classico che ancora devo leggere. Qui abbiamo Le mezze verità di Elizabeth Jane Howard, che è una scrittrice bestseller di Fazzi, così come lo è anche Ivy Compton Barnett, e questo qui è l'ultimo uscito ed è il capofamiglia. Qui c'è Helmet di Fiona Mosley, questo qui è un romanzo che ha fatto molto parlare di sé l'estate scorsa. Io ce l'ho, la copertina è stupenda, però devo ancora leggerlo, e qui troviamo uno dei miei romanzi preferiti di sempre, che è Figlie sagge di Angela Carter. Non dovreste assolutamente lasciarvelo sfuggire, grandissimo senso dell'umorismo. PS, tutti i volumi dei quali parleremo oggi li troverete linkati ad Amazon nell'info box. Qui invece abbiamo un volume di un'autrice italiana che però devo ancora leggere, ed è Foschia di Anna Luisa Pignatelli, un breve romanzo, anche qui copertina splendida, ma del resto io trovo che negli anni Fazzi si sia rimodernato molto a livello di edizioni e anche i dorsi, cioè soprattutto organizzati in questo modo, sono bellissimi. Qui abbiamo Foglie cadute di Wilkie Collins, qui abbiamo Daniel Deronda di George Eliot, io anche Middlemarch, però non è edito da Fazzi ed è un'autrice che vorrei tanto 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 recuperare, peccato che faccio questi mattoni enormi. Qui abbiamo Madonna col cappotto di pelliccia di Sabatina Lee, se non ricordo male, yes. Le peggiori paure
di Faye Weldon, e qui abbiamo un grande romanzo della mia vita. Sapete che si tratta di uno dei miei scrittori preferiti, e lui è Cesare Ira. E qui abbiamo Come diventai monaca. Questo volume è anche apparso nei miei top libri letti nel 2018, video che vi linko nelle schede nell'infobox se ve lo siete perso. Di lui abbiamo parlato super di recente nel mio ultimo book haul, anche quello lo troverete linkato. E questo qui è Storia della nostra scomparsa di Jing Jing Lee, che parla delle comfort women, che sono veramente una delle più grandi ferite forse che ci portiamo dietro a livello di umanità. Qui abbiamo un altro volume di Cesare Ira. Mi dispiace molto che siano distaccati, in qualche modo averli dovuti dividere, però per amore della bellezza l'ho fatto. E lui è il pittore fulminato. Questo qui è stato il primo volume scritto dall'autore che io ho letto, e lui è apparso nei libri top del 2018, per dirvi quanto io mi sono innamorata di Cesare Ira. Continuiamo con dei grandissimi autori. Qui c'è La felicità domestica di Lev Tolstoi, e poi abbiamo anche Sotto gli alberi di Thomas Hardy. Io ho letto Tessa d'Erbeville quando andavo alle medie e mi è piaciuto tantissimo come romanzo, quindi non vedo l'ora di rituffarmi in quelle che sono le atmosfere che l'autore è in grado di creare. Qui abbiamo poi La fattoria dei gelsomini di Elizabeth Von Arnim, me lo consigliate sempre in tantissimi questo volume, e dalla stessa autrice abbiamo poi Vera. Sono molto contenta che i dorsi mi ciassero abbastanza da poterli tenere vicini. Qui c'è Resta con me di Elizabeth Strout. Comunque un sacco di autrici che si chiamano Elizabeth, nel catalogo Fazio abbiamo notato questo, girando questo video. Qui abbiamo La ragazza con la macchina da scrivere di Daisy Cardi, che è il secondo, se non ricordo male, romanzo dell'autrice che è uscito per la casa editrice, è però l'unico che posseggo. Mentre qui abbiamo Il rimedio miracoloso di H.G. Wells, che è anche una delle mie copertine preferite. Adoro questo volume, non so perché ogni volta che guardo questa copertina penso sì, tutti i libri dovrebbero avere questa copertina qui. Qui c'è Odissea veneziana di Giulio Querini, mentre qui abbiamo Company Parade di Margaret Storm Jameson. Sappiate che sta per uscire il secondo volume di questa saga, c'è un'introduzione di Nadia Terranova. Io ancora devo leggere il primo, però se voi lo avete fatto e vi è piaciuto molto, a giugno, se non ricordo male, si dovrebbe arrivare in libreria il seguito. C'è uno degli ultimissimi volumi che mi è arrivato da parte di Fazzi, ed è Vite apocrife di Francesco d'Assisi, scritto da Massimiliano Felli. Io sono una grande fan del romanzo storico e queste argomentazioni titillano sempre quello che mi interessa, quindi l'ho richiesto. E qui abbiamo un romanzo che mi è piaciuto tantissimo ed è Due donne alla Casa Bianca, scritto da Amy Bloom. Ed è un romanzo che esplora la relazione tra Eleanor Roosevelt e una sua amica. Non vi dico altro, ma io ve lo consiglio. Qui torniamo poi da Ivy Compton Barnett con Più donne che uomini. Questa qua è la seconda mensola ed è la mensola sfigata. Questo perché purtroppo non ho abbastanza volumi di Fazzi per completarle entrambe, però spero in futuro che queste due mensoline diventino uno splendido arcobaleno. Dunque, ho tentato di inserire all'interno di questa mensola tutti i libri che avessero più o meno la stessa altezza, per almeno renderla esteticamente piacevole in questo senso. Qui appunto ci sono gli ultimi due volumi della casa editrice che vanno a completare l'arcobaleno, e qui abbiamo Eredità di... Oddio, Bijdis... Oh, no, no, abbiamo Eredità, è bellissima copertina, romanzo che parla appunto di un'eredità contesa tra parenti. Ciao. Qui invece c'è una delle mie raccolte di racconti preferite di sempre, l'ho letta molto di recente, dunque vi linkerò il wrap-up in cui ve ne parlo, ed è Nell'antro dell'alchimista, scritto sempre da Angela Carter. Grande, immenso, imperituro, amore della mia vita. E questo qui è un volume che era... Questo è Tommy che ha deciso di giocare con la palla adesso. Tommy, hai deciso di giocare adesso con l'unica palla che hai che suona? Sì? Sì, cucciolo, l'unica palla che hai che suona. Raga, ci voleva questo intermezzo di Tommy, era un sacco di tempo che non lo vedevate sul canale. Guardate quanto è cresciuto. Non ricordo più precisamente dove eravamo arrivati, però sono abbastanza certa che vi stessi per dire che in realtà questo è il primo volume di due che raccoglieranno tutti i racconti brevi scritti da Angela Carter, e non vedo l'ora che arrivi il secondo. Qui
ci troviamo di fronte ad altri volumi editi da Fazio Editore che però non rientravano, diciamo, nella collana classica e quindi non li ho voluti mescolare agli altri. Questo qui è Come un fucile carico, la vita di Emily Dickinson, scritto da Lyndall Gordon. Una biografia dell'autrice. Emily Dickinson, tra l'altro, è una delle pochissime scrittrici delle quali io abbia letto le poesie. Io leggo pochissima poesia, sono pochissimi gli autori che mi piacciono in questo senso e lei rientra alla stragrande nei miei gusti. Qui invece abbiamo un romanzo di Jarrett Kobeck, Io odio internet, un romanzo utile, questo qui fa parte della collana Le meraviglie, e parla di una persona che diventa virale online però in maniera decisamente sbagliata. Qui invece c'è La scatola di cuoio di Gianni Spinelli e anche lui fa parte della collana Le meraviglie, la copertina è bellissima. Qui invece abbiamo di Charles Brandt, di Irishman, da questo romanzo è stato tratto il film originale Netflix, infatti l'edizione lo rispecchia perfettamente. A me il film è piaciuto molto, devo dire, un po' pesantino, e il fatto che fosse un po' pesantino mi ha fatto rimandare nella lettura del romanzo. Qui invece abbiamo due volumi che sono editi nella collana Lane Young Adult, quindi sono dei fantasy e young adult. Qui abbiamo Il sognatore, scritto da Lainey Taylor, e poi abbiamo il suo seguito che è La musa degli incubi. Qui ci sono due volumi che mi sono arrivati, guardate, la scorsa settimana, forse ve li ho mostrati solo nelle stories di Instagram quando vi ho fatto l'unboxing. Se non mi seguite su Instagram sono readvlogrepeat anche lì, e nelle Insta Stories pacchetto sempre tutti i libri che mi arrivano appena mi arrivano. Sono editi da Bit, che fa parte di Neri Pozza, e qui abbiamo La regina di sangue di Joanna Courtney, che è un romanzo sulla vera storia di Lady Macbeth. Infatti non vedo assolutamente l'ora di leggerlo perché sono una grandissima fan di Shakespeare. E qui invece abbiamo Miss Austen di Jill Orby. Aspettavo tantissimo quest'uscita perché è un romanzo incentrato sul rapporto fra sorelle, fra Cassandra e Jane Austen, però si concentra principalmente sulla figura di Cassandra. Qui abbiamo di Chandler Baker Le ribelli, se non ricordo male, edito sì da Longanesi, un thriller, mentre qui c'è L'una e l'altra di Ellie Smith, edito da Big Sur, romanzo che ho letto ormai 3 anni fa, se non ricordo male, e mi è piaciuto veramente molto. Qui invece abbiamo uno dei libri più belli che posseggo, che è la raccolta di racconti di Roald Dahl, edita sempre da Longanese Editore. Stavamo appunto parlando di Shakespeare giusto qualche minuto fa, e qui c'è la sua biografia scritta da Peter Ackroyd. Questo qui è edito sempre nella collana Superbeat, è uno dei volumi sul bardo più belli che potete mai ritrovarvi in libreria. Qui invece abbiamo un po' di volumi editi da Edizione O. Questi qui fanno parte della collana, oddio, Le cicogne, se non ricordo male, yes, non sono propriamente da buttare. Qui abbiamo Ho servito il re d'Inghilterra di Bomul Rabal, ancora non l'ho letto. Qui abbiamo, ovviamente, grande amore della mia vita, Elena Ferrante con L'amore molesto. Questo qui programmo di leggerlo l'anno prossimo perché ho fatto incetta di volumi scritti dalla Ferrante quest'anno. Non voglio che il mio video sulle letture top del 2020 sia semplicemente pieno di libri scritti da lei. Questo qui invece l'ho già letto ed è Cassandra di Krista Wolf, un romanzo che strappa il cuore. Lo strappa, e so che tantissimi di voi sono fan di questa storia, io ve lo raccomando altamente. E qui abbiamo il mio libro preferito di sempre. Vi ho girato un intero video a riguardo in cui vi spiegavo perché questo qui è il mio libro preferito, ve lo linkerò nelle schede nell'info box, ed è I giorni dell'abbandono. Mamma mia, lo mettiamo via perché anche solo a tenerlo in mano mi sto sentendo un po' triste. Finiamo con Le parole sono importanti di Marco Balzano, questo qui edito da Einaudi, ed è un mini saggio su dove nascono e cosa raccontano determinati termini, mentre qui per ultimo abbiamo Solo per sempre tua di Louise O'Neill, edito dal Castoro nella collana Hotspot. Questo qui, oddio, stavo per dire che è il mio young adult preferito, ma in realtà è uno dei miei libri preferiti in generale. Se volete una grande storia distopica, per carità, targettizzata per gli adolescenti, però secondo me molto universale, lui non deve mancare. Concludiamo questo mini tour con Le mie mensole per cornici. Io non so perché ho una tale passione per le mensole per cornici, ma secondo me sono uno degli oggetti di arredamento più splendidi che si possono avere in casa. Queste qui sono le prime due che ho, ma vi giuro che nella mia vita ce ne saranno anche tantissime altre, perché
le adoro. E ovviamente non ho nessuna cornice sulle mie mensole per cornici, ma va bene così. Qui ho un volume che è Stanze tutte per sé di Sackville West, Virginia Woolf e Vita Sackville West. È scritto da Nino Stracci ed edito da Ippocampo Edizioni. È un volume fotografico all'interno del quale si analizzano appunto le stanze occupate da questi grandissimi autori. E subito dietro abbiamo Susy Corre, scritto e disegnato da Silvia Rocchi ed edito da Canicola Edizioni. Vi ho parlato di questo volume nel video che è uscito giovedì, e 5 libri che sono delle opere d'arte, e ve lo linkerò se lo volete vedere meglio, ma è praticamente un quadro e quindi merita assolutamente di essere esposto. Qui abbiamo una bottiglia vuota, ovviamente, che serve a fare arredamento di Generous Gin, mentre qui abbiamo un gatto, un manekineco, che io ho da quando avevo forse 13 anni, qualcosa del genere, e dietro c'è un mio ritratto fatto da Andrea Musso a Lucca Comics 2019. C'è la prima coppa in assoluto che io ho vinto. Mi sono classificata prima ad un torneo di scacchi nel 2004, mi sono classificata prima anche ad altri tornei di scacchi negli anni successivi, è un gioco che adoro, però la prima coppa è sempre quella migliore, quindi ce l'ho esposta qui. Qui c'è un'altra bottiglia di gin che serve sempre a fare arredamento, è sempre vuota ed è di acqua luce. Qui invece abbiamo Face Paint, The Story of Makeup, scritto da Lisa Eldridge, è un volume appunto sulla storia del makeup, e Lisa Eldridge è una delle mie makeup artist preferite. E qui, piccolino piccolino, abbiamo una Funko Pop di Don Draper. Questa qui mi è stata regalata da una di voi a Lucca Comics, Noroelle, su Instagram, la ringrazio ancora tantissimo, è uno dei miei oggetti preferiti, adoro Don Draper, è un'ispirazione per me, e averlo sotto forma di Funko Pop è meraviglioso. Lettori, questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto, a me ha fatto molto piacere portarvi per un pochettino in quella che è la mia camera, in quello che è il mio ambiente e in spazi che io vivo che di solito non vedete in video. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciatemi un commento, controllate l'info box, sempre super pieno di informazioni utili. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima.